Anche questo fine settimana ci ritroviamo con WhatsApp on Spazio Games, la videorubrica che fa il punto sulle novità più interessanti degli ultimi giorni. Troviamo tra i protagonisti della settimana Hideo Kojima, che ha fatto parlare di sé per aver svelato il corpo completo della nuova mascotte di Kojima Productions, battezzata Ludens. Partecipando alla Nordic Game di Malmo, in Svezia, il noto game designer ha anche dichiarato che il suo gioco arriverà presto, ma non prestissimo, e che ci sarà ancora da aspettare un po'. Tra le altre cose, ha anche anticipato che sarà realizzato con un engine third party, motivo per il quale qualche settimana fa aveva girato per le software house di tutto il mondo, in cerca di nuove tecnologie alle quali affidarsi. Non poteva mancare nella nostra rubrica per l'ennesima volta PlayStation 4 Neo. Mentre per alcuni la nuova console potrebbe essere annunciata già alle 3, secondo gli insider potrebbe rimanere nell'ombra fino alla Games Week di Parigi, che si svolgerà a fine ottobre. Nel frattempo, abbandonando le indiscrezioni, vi ricordiamo che in settimana è stata annunciata la conferenza Sony per l'E3, che si svolgerà alle 3 del mattino italiane del prossimo 14 giugno. Come sempre seguiremo l'evento in diretta sul nostro sito con coverage dei contenuti e notizie in tempo reale, per cui non perdete di vista Spazio Games. Rimaniamo nel tema delle indiscrezioni sulle console con i rumor relativi a Nintendo NX. Secondo delle voci di corridoio che proverrebbero da un dipendente di Nintendo Europe, la console verrà lanciata sul mercato a 399€ non più tardi del 18 marzo 2017, mentre entro la fine dell'anno prossimo dovrebbe arrivare anche la tanto vociferata controparte portatile della console. Sottolineiamo per l'ennesima volta però che tutto ciò che sappiamo su NX sono indiscrezioni, ad eccezione del fatto che Nintendo stessa ha fatto sapere che una sua nuova console arriverà a marzo 2017. La campagna Kickstarter per il finanziamento del gioco da tavolo di Dark Souls è arrivata alla sua conclusione con un risultato davvero trionfale. Se infatti inizialmente gli autori avevano chiesto 50.000 sterline per portare a termine il progetto, la campagna ha raggiunto la bellezza di oltre 3,7 milioni di sterline, pari a circa 4,79 milioni di euro. Il gioco, che sarà localizzato anche in italiano, sarà disponibile a partire da aprile 2017. In settimana è arrivato anche l'annuncio di Dragon Ball Xenoverse 2, del quale ora come ora sappiamo davvero pochissimo. Abbiamo appreso che il gioco sbarcherà su PC, PlayStation 4 e Xbox One e che tenterà di proporre l'esperienza videoludica a tema Dragon Ball più ampia e dettagliata di sempre. Per stare in tema di annunci, alcune indiscrezioni rivelano anche che l'E3 potrebbe essere l'occasione di scoprire Resident Evil 7. Secondo la fonte rappresentata dal dottor Serkan Toto, il gioco tornerebbe alle radici della saga, rispolverando quindi i suoi fasti survival horror a scapito della svolta action dei tempi recenti. Ricordiamo però che ora come ora stiamo ancora parlando di indiscrezioni, fino a quando Capcom non fornirà un suo commento ufficiale. Anche Rockstar dovrebbe essere ormai pronta ad annunciare il suo nuovo progetto, almeno secondo Take-Two, che con la pubblicazione dei suoi dati per l'anno fiscale ha anche reso noto che il team, già autore di successi come GTA e Red Dead Redemption, sta lavorando a dei nuovi progetti. Rimaniamo quindi in attesa di scoprire se potrebbe trattarsi di qualche sequel illustre o di una IP completamente nuova. In mezzo ai rumori e alle promesse di annunci della settimana c'è anche una comunicazione ufficiale diramata da Warner Bros. La compagnia ha infatti annunciato Batman Return to Arkham, il cofanetto che includerà Arkham Asylum e Arkham City realizzati in Unreal Engine 4. L'appuntamento è fissato per il prossimo 29 luglio su PlayStation 4 e Xbox One. Qualche giorno fa c'è stato anche l'evento dedicato a Gran Turismo Sport, durante il quale è stato mostrato un nuovo trailer del gioco automobilistico targato Polyphony. In attesa di ulteriori dettagli, con Yamauchi che ha promesso tanta innovazione rispetto ai capitoli precedenti, possiamo riferirvi fin da ora che il gioco farà il suo debutto su PlayStation 4 in Italia il prossimo 16 novembre. Anche per questa settimana è tutto, appuntamento al prossimo weekend con un nuovo episodio di WhatsApp on Spazio Games.